amministrazioni che governano il 55% del territorio nazionale. Naturalmente rappresentano l'essenza e l'identità dell'essere italiani, cioè in sostanza riconoscersi in questa identità di paese Italia significa anche riconoscersi nelle piccole comunità, nelle micro comunità. Spesso anche a livello nazionale questi piccoli borghi, che come vi ho detto sono la stragrande maggioranza, sono disseminati sul territorio italiano, naturalmente vengono in qualche modo bistrattati. I fondi a pioggia solitamente non arrivano mai, da noi non piove mai, ahimè, tranne quest'anno che continua a piovere senza soluzione di continuità. Bene, naturalmente i piccoli borghi differiscono dalle grandi città, dalle grandi comunità, dai grandi agglomerati urbani per delle esigenze particolari e sostanzialmente per delle caratteristiche che sono naturalmente legate al territorio, all'agricoltura, al mangiare bene, al slow food, insomma tutta una serie di caratteristiche che per fortuna si stanno trovando un buon riscontro negli ultimi anni. Naturalmente sarebbe da pazzi, da folli per noi di una comunità così piccola non andare in questa direzione. Naturalmente però, non avendo quegli strumenti, quella struttura che invece ritroviamo nei grandi agglomerati urbani, nelle grandi città, spesso i piccoli centri come Castrì finiscono per diventare delle periferie, semplicemente sono riconosciute come periferie. Questo è, diciamo, la situazione in cui ci troviamo. Noi in generale non vogliamo assolutamente, io l'ho ribadito già in apertura, la prima serata, non voglio fare un elenco di cose che non vanno, perché lo abbiamo già fatto e poi sono sotto gli occhi di tutti. Vogliamo semplicemente dare delle proposte nuove, delle indicazioni che possano valorizzare, appunto, come dicevo, le piccole comunità. Nella fattispecie, ad esempio, c'è un'associazione proprio dei piccoli comuni virtuosi, si chiama così. È un'associazione che alla quale si può accedere semplicemente con delibera del Consiglio Comunale. E naturalmente lo strumento che può essere molto utile, perché veicola informazioni, progetti, grandi e piccoli progetti, appunto, che possono risvegliare le comunità così piccole e che in qualche modo vanno guidate nella ricerca delle risorse, nella valorizzazione proprio di queste, delle risorse che già ci sono sul territorio. Quindi, ecco, in questo senso io vorrei che ci fosse veramente un risveglio, un rinascimento di questi piccoli comuni che già si sta avverando attorno a noi e non solo, in tutta Italia. Insomma, la riscoperta delle comunità, delle micro comunità, delle micro realtà che hanno esigenze piccole ma che vanno rispettate, proprio perché vanno rispettate le persone che vi abitano. Ecco, in questo contesto vorrei finire anche il discorso cominciato l'altra sera, è quello delle cooperative di comunità, le cooperative di cittadinanza le ho chiamate. Cooperative di cittadinanza, io l'altra sera ho fatto un esempio, cioè quello del fotovoltaico sui tetti, e in questo senso l'amministrazione può essere un buon veicolo proprio per creare nuova occupazione e nuovo movimento proprio nella comunità. E soprattutto migliorare le condizioni di vita di queste piccole comunità. L'importante è mettersi insieme, cioè la parola chiave è proprio la condivisione, non solo degli oneri, non solo delle spese, della bolletta, per intenderci, ma anche e soprattutto delle competenze, di quello che abbiamo sul nostro territorio in termini di strumenti, di valori, di entusiasmo, insomma tutto questo può essere risvegliato solo ed esclusivamente nelle comunità piccole attraverso la condivisione. Va bene?
quindi gestire la nostra piccola comunità come se fosse una grande famiglia, un grande quartiere che si infila appunto tra le regole dettate dall'alto. Ora, appunto, l'amministrazione comunale potrebbe essere, potrebbe indirizzare queste cooperative, che non sono altro che delle unioni, persone che ci mettono il lavoro, persone che ci mettono le strutture, le case, le abitazioni e quant'altro, e insieme trovano le risorse, contattano le aziende che producono e che installano. In questo modo, per esempio, operatori del settore, manutentori, potrebbero lavorare in loco e potrebbero essere recuperati dal luogo, da Castria, appunto. Questo è un tema fondamentale. Si ragiona per obiettivi. Quello del fotovoltaico è uno dei tanti obiettivi possibili, ma per esempio, se penso al tema della cultura, che si è appena sfiorato così molto di striscio, la cultura potrebbe essere un buon viatico, è all'interno di questo grande contenitore, anche se vogliamo così generico, potremmo trovare anche delle risorse lavorative, non indifferenti, veramente non sottovalutiamo questo tipo di possibilità. Quindi, ad esempio, penso a strutture, come dicevo anche l'altra sera, che per diversi motivi sono andate in disuso, sono state già vendute o sono in vendita perché non riusciamo a vedere altro, non riusciamo a vedere oltre, no, al fatto di ormai svendere perché siamo sull'orlo del baratro. Per esempio, come si è fatto a Calimera, un luogo, un cinema, per esempio, è stato affidato in gestione, sotto convenzione, ad una cooperativa che nasce, vale bene, non dal nulla, ma nasce da competenze trovate sul luogo, si riunisce per raggiungere un obiettivo e uno soltanto, e quella cooperativa, nel bene e nel male, dà lavoro a delle persone, e in più si è avviato un discorso, un centro culturale che, scusate se poco, insomma. Un luogo come il centro anziani o come altri potrebbe essere rivalutato in questo senso. Poi i progetti nello specifico potrebbero essere tantissimi, però il fatto di consorziarsi sarebbe veramente una delle poche soluzioni che la nostra comunità ha a disposizione di questi tempi. Questo significa anche, come diceva Carlo l'altra sera, insomma, infilarsi tra le maglie della crisi e della spending review, del patto di stabilità, e chi più ne ha più ne mette, insomma, no? Se riusciamo a guardare oltre il palmo del naso, riusciremo anche magari a trovare qualche soluzione sostenibile. Il consorzio anche, no, l'orto, non dico di arrivare agli orti popolari, ma per esempio anche sull'agricoltura, cercare di sposare la domanda di lavoro con le tante campagne che sono tenute quasi in stato di abbandono. Insomma, cerchiamo, attraverso la comunicazione tra domanda e offerta, di trovare anche delle soluzioni. Va bene, saranno delle soluzioni, come dire, a progetto, però di questi tempi credo che sia importante. Sia importante che il comune si faccia carico di indirizzare, perché altrimenti la forma privatistica diventa l'unico viatico, e ci si pesta i piedi a vicenda su quel vicino di casa. Insomma, mi sembra abbastanza paradossale, no? Se vogliamo, non so se seguite, se riesco a spiegare il mio ragionamento. In questo senso potremmo anche parlare di edifici pubblici, quello che a noi sta a cuore, a me personalmente, perché ci lavoro, e la ristrutturazione non solo di un frammento di una scuola o di un angolo, perché c'è solo quel finanziamento che arriverà, che poi bisogna vedere, che no, qua c'è da fare un progetto organico sul tema della scuola, degli edifici scolastici. Quando andremo a votare,
prima di votare, provate a guardare gli impianti elettrici, provate a guardare gli infissi, forse gli infissi pian piano si rinnovano, però provate ad andare in bagno, chiedete di andare in bagno prima di votare, non dopo, prima. E vi renderete conto che qui non si tratta di un anno di incuria, non si tratta di un quinquennio di incuria e di abbandono, qua si tratta di decenni, è un trend, è un binario che dobbiamo smontare, dobbiamo dirigere questo vagone, questo treno che è la nostra comunità da un'altra parte, non è più possibile. Così come non è più possibile, e lo dico in pochissime parole, che si parli ancora a Castri di barriere architettoniche. Ragazzi, non ne dovremmo parlare più. Non ne dovremmo, siamo in ritardo, non so, ho perso il conto, 20, 25, 30 anni. Siamo veramente fuori tempo massimo. Chiunque al 26 di maggio avrà l'onore e l'onere di governare, deve occuparsi di questo problema. E soprattutto signori, non possiamo chiedere al privato, alle attività private, di adeguarsi, di fare 5 bagni con tutto quello che sappiamo, spese e quant'altro, quando poi il comune, le strutture comunali non hanno risolto questo problema. È un paradosso insostenibile. Da cittadino è una cosa insopportabile. Quindi a questo chiunque è chiamato a governare, ad amministrare, deve assolutamente far fronte. Non ci sono più scuse, non ci sono più alibi. Quindi io insegno ai miei ragazzi la storia dell'arte e spesso mi trovo anche a dover confrontarmi con dei genitori che vengono a parlare e dicono sì, vabbè, ma tanto a cosa serve? Non serve a niente, o sì, o alcuni non vengono proprio a parlare perché no, ragazzi, noi siamo pieni zeppi di opere d'arte, di cultura, e la dobbiamo valorizzare. Un paese come il nostro ha fiori di barocco, di chiese che vanno quantomeno censite, analizzate, andrebbero valorizzate. Nel caso del, scusate se ci ritorno, perché è un tema che ho a cuore, nel caso del Palazzo Ducale, ma voi immaginate che si possa fare qualcosa per questo gioiello, che questo che potrebbe essere un gioiello della nostra comunità? Non nostro, perché è chiaro, è di privati, e quindi non posso andare lì non voglio parlare di espropri, di cose, no. Vorrei soltanto cercare un accordo con questi signori, cercare una soluzione condivisa, e scusatemi, laddove non si può trovare una soluzione condivisa, bisogna agire come di dovere. Io come cittadino, non solo di Castri, del Salento, non tollero che ci sia una struttura che sta cadendo a pezzi. Qua quando piove, quest'anno ha piovuto molto, non scende l'acqua, non viene giù niente, o comunque viene giù poco rispetto a quello che dovrebbe. Cioè, questo significa che bisogna agire urgentemente. Allora, non voglio farla io l'interpellanza alla sovrintendenza dei beni artistici e culturali, non spetta a me, la farò, prima o poi, se non si muoverà nessuno la farò, però è compito di chi amministra, è compito di chi ha questa responsabilità, innanzitutto mettere in sicurezza, perché io l'altra sera ho denunciato io personalmente, ho detto fammi vedere se è caduto qualcos'altro, effettivamente ho trovato un bel pezzo di cornicione che è dall'altezza del terrazzo, era venuto giù e stava ancora a terra. Signori, qua si tratta proprio di incuria, ce lo dobbiamo dire. Io non voglio stare qui a sottolineare sempre e comunque quello che non va, ma dobbiamo risolvere questi problemi per forza. Anche in questi casi
potrebbe essere la comunione tra i cittadini, magari cittadini sensibili a questi, a queste problematiche, a trovare anche spunti per far crescere il nostro paese. Dal momento che stiamo facendo la piazza, con tanti sacrifici, con tante polemiche, va benissimo, va da sé, andava fatta, va fatta, si deve fare. Però pensiamo anche al resto, cioè Andrea parlava della bellezza di questi progetti, ne sono convinto, saranno bellissimi, però vogliamo mettere questa piazza di fronte a qualcosa che è decadente, che cade, e dall'altra parte poi andrebbe rivalutato anche il frontone, no? la facciata, il prospetto dell'altra chiusa di questa nuova piazza. No, quindi questo significa, signori, ragionare in modo organico attorno ai progetti e non prendere la prima cosa che passa, perché qua ragionando così abbiamo perso decenni. Altro tema fondamentale è lo sport. Una comunità che è tale, i valori delle piccole esperienze sportive sono, al di là della gara, dell'agonismo, di tutto quello che sappiamo, sono un momento di aggregazione fondamentale. Noi dobbiamo valorizzare i centri sportivi, guardare bene le convenzioni, fare in modo che siano usufruibili da tutti e da chiunque. Questo è un altro dei temi che abbiamo a cuore e che è un altro tema che rientra nel progetto di comunità, di associazione, va bene? Deve partire da questo. Noi saremo una specie di perno, una specie di fulcro attorno al quale cercheremo di attirare tutte queste energie per risolvere questi problemi, o almeno cercare di parlarne in modo propositivo. Parlare in modo propositivo, signori, è fondamentale. Noi vogliamo anche parlare veramente alla gente, parlare a quei ragazzi, a quei giovani, ai neolaureati, a quelli che stanno studiando adesso, a quelli che hanno paura di esporsi. Io ne conosco diversi. E guardate che quando abbiamo parlato con queste persone, sono propositive, ci hanno dato idee, qualcuno siamo riusciti anche a tirarlo dentro, come Gianvito. Ci sono fior fiori di avvocati, biologi, architetti, le competenze ci sono, ma questa gente ha paura di confrontarsi con il pubblico, non con il pubblico, ma con la cosa pubblica, con la cosa di tutti. Non è possibile, noi stiamo perdendo le nostre menti migliori, le nostre risorse migliori, quelle che potrebbero far andare avanti, non passo dopo passo, ma farci fare un bel salto in avanti. E noi le stiamo perdendo. Perché? Perché siamo legati, qui lo devo dire, alle logiche non di partito, quelli sono ormai decaduti, ma alle logiche, insomma, sappiamo, della campagna elettorale. Qui mi fermo. L'altro tema è il tema della tecnologia, un tema fondamentale, no? Anche rispetto alla scuola. È inutile che forniamo, c'era una vignetta in cui c'era il disegno di questa lavagna interattiva con tutti le risorse del mondo e poi la scuola cade a pezzi, no? Cioè la tecnologia deve essere organica, ancora una volta, uso ancora lo stesso termine, ai luoghi. La tecnologia non è solo il internet veloce, internet gratuito, ormai parliamo. Signori, internet oggi è uno strumento di lavoro. Per quei giovani architetti, per quei giovani neolaureati, per chi sta studiando, per chi sta facendo tesi di laurea, è questione di vita o di morte. È questione di vita o di morte avere
gli strumenti tecnologici a disposizione, e noi non possiamo fare nasconderci sotto il cuscino. Questa ne va del nostro futuro, del vostro. Facciamo attenzione, questi sono temi su cui si giocheranno i prossimi 50 anni. Non possiamo guardare indietro, o peggio ancora restare bloccati sulle nostre posizioni. Sono arrivato a conclusione, e tutta questo discorso deve essere appunto mirato alla rivalutazione, a quel nuovo rinascimento. Dicevo prima, quel rinascimento, io lo spiego ai ragazzi, che parte dai consorzi, dal consociativismo, quel rinascimento che è mettere insieme le energie, confederare per esempio gli artigiani a Castrì, non dico di fare grandi cose, ma almeno farli comunicare. Castrì è un paese di tradizione artigiana, è inutile parlare della singola manifestazione di poco conto. Qua c'è bisogno di fare un progetto che sia duraturo, che arrivi al limite e che porti avanti le competenze. Allora, questo che stiamo proponendo noi del consociativismo, delle cooperative di settore e di cittadinanza è forse un po' rischioso, forse è azzardato, qualcuno lo penserà, però quando Andrea parlava giustamente dell'idea del buon padre di famiglia, io non posso che essere d'accordo. Da padre di famiglia non posso che essere d'accordo, perché so che cosa vuol dire prendere la decisione giusta nel momento giusto, e so che cosa vuol dire imparare a rinunciare a delle cose. Però attenzione, il padre di famiglia sa anche quando è il momento di investire, quando è il momento di fare uno scatto in avanti, quando è il momento di rischiare qualcosa, di provare qualcosa di nuovo, di diverso. Rientra proprio nella lucidità del padre di famiglia, perché mantenere quella che si definisce la normale amministrazione significa piombo, rimanere bloccati in pantanali. Io credo di aver concluso e lascio la parola al candidato sindaco, e finisco con un appello di cuore appassionato. A me la campagna elettorale, pur essendo una persona timida, una persona riservata, mi sta riservando delle sorprese. Sto parlando con delle persone che non vedevo da bambino, persone che mi stanno in modo infondendo coraggio, e questo è quello che volevo, è l'unica ragione veramente che mi ha spinto a stare qui stasera sul palco con i miei amici, e vorrei che questo entusiasmo, questa voglia non vada perduta. Non disperdiamo le nostre energie migliori. Questo è il nostro progetto. Grazie. Grazie a Gino Marullo per questo intervento, diciamo così, esplicativo del nostro programma. Rimane circa un quarto d'ora, provo a individuare alcuni argomenti che secondo me in questa campagna elettorale vanno un attimo trattati e sottolineati, e alcune piccole precisazioni. Abbiamo sentito da questo palco in questi giorni fare numerose citazioni, Giovanni Falcone, Indira Gandhi e altri tipi di questioni. Le persone ci chiedono spesso di dire: ma perché non citate i numeri, le date, le precisioni delle delibere consigliari? Perché noi vogliamo essere sicuri di quello che è accaduto in questi anni di opposizione, sottolineo opposizione, e personalmente ne vado fiero. Non sappiamo fare solo quello, sappiamo fare anche proposte, sappiamo anche amministrare, e non siamo stati congelati dall'opposizione, nel senso che a ogni proposta
in questi 5 anni della maggioranza, abbiamo quasi sempre controproposto delle soluzioni alternative, legittime, fattibili e legalmente compatibili, sempre all'interno di questo Consiglio Comunale. Ma torniamo alle citazioni. Rispetto a questo discorso e alle citazioni, al dovere, al senso del dovere degli amministratori, io lo voglio ricordare. Dov'era il senso del dovere quando si andava ad approvare l'ultimo bilancio di previsione nel comune di Castrillo? Dov'era il senso del dovere quando si è visto che mancavano 48.000 euro dal bilancio di previsione? Sì, sicuramente era un bilancio di previsione, quei soldi non sarebbero stati spesi, però le mani alzate si sono sprecate. Ma quale dovere? Quale dovere? Queste cose le dovete dire. Il bilancio pluriennale delle opere pubbliche, avete dovuto anche modificare quello entro il 31-12. Allora, invece di frasi fatte, parliamo di questioni concrete, parliamo dei problemi di questo comune, parliamo delle erbe che non si tagliano lungo i marciapiedi in questo comune, parliamo di quella che è la realtà che avete sotto gli occhi in questo comune, perché gli occhi li dobbiamo aprire questa volta. Ma per essere più precisi, per essere più partecipi rispetto a queste questioni, noi abbiamo fatto una questione di fondo. Ne abbiamo fatto una questione di fondo della partecipazione, abbiamo fatto della libertà della scelta una questione di fondo. E allora, per parlare di queste cose, è necessario un confronto fluido, aperto. È necessario un confronto in un contraddittorio che non può essere solo dal palco. Vogliamo innovare anche il senso di questa campagna elettorale. Lo vogliamo rinnovare il senso di questa campagna elettorale, al di là delle botte, delle risposte che hanno il senso e che lasciano il senso che trovano. Allora noi questa sera facciamo una proposta chiara a tutte le altre liste. Un confronto pubblico su quello che è stato e su quello che sarà, su quella che è stata l'amministrazione in questi 5 anni e su quelle che sono le proposte che verranno fatte, dati alla mano, nei nostri programmi. Oggi è lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, anche giovedì. Io penso nella sala consigliare sarebbe bellissimo farlo, sedersi tra i candidati sindaci, ma anche consiglieri, non è un problema, anche i consiglieri, che chi è candidato al Consiglio Comunale, chi è stato già amministratore, chi non lo è stato in questi anni, si può scegliere. Noi siamo qui a disposizione degli altri candidati sindaci, se vogliono accettare questa proposta, cioè sedersi e parlare di quello che è stato l'amministrare in questi 5 anni e di quelle che sono le nostre proposte. Pubblicamente, con i dati alla mano, con le delibere, con i numeri, con quello che si è detto. Beh, io penso che questa sia una proposta oggettiva, come oggettive sono le condizioni di questo comune, le situazioni di questo comune. Si può discutere del bilancio, si può discutere dell'urbanistica, si può discutere di quelli che sono gli aspetti sociali in questa comunità. Noi lanciamo questa proposta, siamo a disposizione, quando, dove, non ci sono problemi. Se non è l'aula consigliare può essere un'altra struttura, ce ne sono tante, però abbiamo la necessità di confrontarci, abbiamo la necessità di dire, abbiamo la necessità di spiegare. Guardate, non basta un palco per raccontare quello che è un'amministrazione e quello che dovrà essere, quello che dovrà essere il futuro di un'amministrazione e di un comune e di una comunità. Noi pensiamo che questa sia la prospettiva giusta per la quale tutti i cittadini che vogliono ascoltare, che vogliono capire, possano appunto capire e partecipare. Io spero che le altre liste accettino e vogliano fare questo confronto e speriamo che dopo questo comizio, insomma anche in questa sera, possiamo avere una risposta. Va bene qualunque posto, qualunque giorno, anche con un moderatore, voglio dire, chiunque sia,
che possa occuparsi di amministrazione lo potrà fare. Questa è la proposta che lanciamo questa sera a tutte quante le altre liste. Detto questo, io volevo fare anche alcune precisazioni. E siccome la capacità di proposta pensiamo di averla, quando io ho parlato di Mediateca l'altra sera, parlavo di quelli che sono le possibilità, sempre da un punto di vista culturale, di spessore culturale, che una comunità può avere. Rimane un passaggio la Mediateca. Allora noi facciamo una proposta anche rispetto a questo. La facciamo qui in campagna elettorale. La Mediateca, a nostro avviso, va spostata in una aula, una ex aula dell'ex scuola materna, perché questa possa essere fruita da tutti, perché possa essere aperta anche oltre gli orari del comune, perché realmente le persone possano usufruirne, andare all'interno, studiare, leggere, partecipare. Ora, e è facile farla da un palco, ma è molto semplice: quando quella struttura verrà, diciamo così, ristrutturata, un'aula sicuramente potrebbe essere messa a disposizione della Mediateca. Sarebbe un punto di incontro, sarebbe un punto di eccellenza, a mio avviso e a nostro avviso, di questa comunità, un punto di partenza per ricostruire quella socialità della quale parlavo l'altra sera. E sarebbe un punto di partenza dell'amministrare. Perché? Perché, come ho detto quella sera, se non c'è un senso di comunità, non c'è la possibilità di fare le scelte giuste, di indicare la via giusta per poter discutere di scelte politiche e di amministrazione. Questo è il senso, queste sono le questioni in questi giorni, questi pochi giorni che rimangono di campagna elettorale. È giusto continuare a entrare nelle case, è giusto nelle case riuscire a capire, a spiegare i programmi, a spiegare le prospettive. E tanta gente è disposta ad ascoltarci, tanta gente guarda la realtà, guarda quello che vede, guarda quello che è stato ed è disposta a confrontarsi. Allora l'invito è a queste persone. L'invito a queste persone perché resistano, l'invito a queste persone perché credano di poter cambiare, perché come ho detto l'altra volta, questa è la volta giusta, questa è la volta giusta. E allora l'ennesimo appello al voto a queste persone, l'ennesimo appello al voto a chi decide liberamente di poter cambiare. Libertà e partecipazione è la scelta giusta. Arrivederci, speriamo ad un confronto pubblico con tutti gli altri candidati sindaci. Grazie cittadini di Castiglione.